avete messo in campo un percorso secondo me importantissimo, serio, e che diciamo entrerà, arriverà a tutti i vostri associati e che diciamo da una parte rilancia i vostri principi, quelli importanti, la solidarietà, libertà, democrazia, gratuità, laicità, eccetera. Dall'altra, sulla scorta della storia che hai ricordato, che storia anche recente, di bilanci di missione, eccetera, eccetera, diciamo declina questi principi in una serie di, diciamo, di regole del vivere assieme, del vivere associato, del vivere sui territori. Per esempio, ho visto nel questionario di autovalutazione si entra molto, diciamo, si scende dal principio generale. Certo, perché alcuni principi sono di buon senso, credo che tutti li possiamo condividere, e anche qualcuno che magari non li applica però può facilmente dichiarare di averli. Noi con quel questionario vogliamo entrare nel merito, ma non colpire. Un elemento che volevo evidenziarti era non essere ispettivi verso queste associazioni, ma far sì che i nostri presidenti, i dirigenti delle associazioni locali possano dire: cielo manca, e se manca gli forniremo degli elementi di formazione, di contenuto rispetto a alcuni principi che sono anche burocratici, anzi doverosi, ma nella realtà pratica a volte sfuggono o non sono così ritenuti prioritari, perché il volontario innanzitutto dona il tempo, poi i nostri dirigenti poi si ritrovano anche ad avere responsabilità penali, personali, e quindi questo dovrebbe aiutarli. Nella pubblica assistenza sono presenti ed esposti in un luogo di facile consultazione allo statuto e al regolamento associativi. Sono cose, diciamo, l'ABC. Non difficile. Però può darsi che uno, nelle mille cose da fare, non ci ha pensato, dirà no, però si adegua. È pieno di queste cose che indicano, io insomma, penso di interpretare. Un cammino da fare. Assolutamente. No? Quindi, anche alla luce di quello che la riforma del terzo settore, speriamo, anzi immaginiamo e vogliamo avere in termini poi di collaborazione rispetto all'attività di controllo, perché purtroppo lo sappiamo, ci sono realtà false dove c'è gente che sfrutta i benefici fiscali, la benevolenza verso il volontariato, e invece svolge servizi di scarsissima qualità e soprattutto sfrutta persone. Quindi la nostra è un'esigenza di distinguo, un distinguo in un senso positivo, cioè di individuare delle caratteristiche che possano permetterci di andare a testa alta. Io credo che abbia una duplice valenza: da una parte quella di far crescere l'organizzazione, le varie organizzazioni associate, quindi diciamo di aumentare il grado di consapevolezza dei diritti e dei doveri dell'organizzazione, di chi vi partecipa, degli utenti, eccetera, ma dall'altra parte, diciamo, questo percorso ha indubbiamente, diciamo, un'altra ricaduta, che è quella di distinguere AMPAS rispetto ad altri. Terza forse ricaduta possibile è che, essendoci incamminati verso una, diciamo, anche un contesto normativo diciamo che porta verso una maggiore trasparenza, il codice degli appalti, la riforma del terzo settore, tutto questo lavoro, diciamo, darà più forza alla vostra organizzazione. Certo. No? Sì, tra l'altro mi viene in mente, tu sai che nei Promessi Sposi c'è il capitolo 21, Donna Prassede, no? E arrivano tutti a chiedere una loro cosa sociale, dice: ma come, già quest'uomo, riferendosi a Don Abbondio, fa del bene e in più gli volete rompere le scatole. Quindi io credo che questo sia una tentazione del volontariato, che oggettivamente è impegnato a fare qualcosa per gli altri. Dice: ma come, faccio qualcosa per gli altri? E in più mi chiedi bilanci, in più mi dici: ma vi ritrovate, fate l'assemblea, non rompetemi le palle, no? È una tentazione. È una tentazione, una facilitazione, perché a volte può sembrare tempo perso o invece, difficoltà. Invece no, perché più sei trasparente, più sei inclusivo, più sei partecipativo, diciamo, anche il bene che fai lo fai sicuramente meglio. Grazie bene, ancora. Buon lavoro. Grazie ancora.